vincere sempre facile. No, non siamo abituati neanche. Cosa devo dire? Qualcosa? Partiamo dal fondo, l'ultimo pallone lo dovevi proprio mettere a terra tu. Penso che siano state carine le mie compagne a darmelo, sinceramente. Credo che sì, che magari era un modo, non so, per ringraziarmi. Io all'inizio ho iniziato sicuramente un po' contratta, poi da un certo punto della gara sono entrata in una specie di, non lo so, pseudo stato di grazia, sì, non... Volevo tutti i palloni, vedevo un pallone volare, sapevo che dovevo metterlo giù e ho sentito davvero tutta la squadra, tutte vicino, dalla panchina, tutte le ragazze, davvero. Io sono stata al terminale finale di un gruppo che comunque, con tanti momenti difficili, perché una stagione è sempre sotto pressione, perché quando sei primo non dormi mai tranquillo la notte, poi primi come siamo stati noi, sempre così, però come ho detto alle ragazze, scivolavamo qualche volta, ma anche gli altri inciampavano, eravamo sempre prime. Alla fine qualcosina in più dovevamo avercelo, porca miseria, e alla fine l'abbiamo avuto. Dopo il primo set? No, dopo il primo set sinceramente c'era tanta tensione. Abbiamo detto, raga... Come non si può bere qua dentro? No, vieni, vai a prendere una birra subito, io non ce la faccio più. Qua dentro. E al bar? È vietata la birra dentro con la gente, solo fuori. Del resto, va. Perché io ho bevuto di nascosto. Dai, una birra, ragazzi, non riesco più a parlare. Grazie, scusa. No, no, ma lui ha ripreso tutto, però. No, la rigiochiamo se non si può. Magari no, dicevo che il primo set eravamo tese, però... Ci siamo dette in spogliatoio, ragazze, noi dobbiamo vincere, non importa con che punteggio, fosse anche 18-16, 17-16, bisogna vincere, primo perché non sappiamo cosa succede negli altri campi, secondo perché anche in chiave playoff ci serve vincere, non come domenica scorsa che sotto i 2-0 siamo andati giù di morale e poi dopo se vinciamo 3-2 eravamo passate. Quindi abbiamo detto fanbrodo, primo set male, andiamo avanti. Stasera l'immagine della stagione. Non ho capito. Oltre a stasera l'immagine che ricorderai della stagione. Maria! No, l'immagine che ricorderà la stagione è il derby del 26 dicembre. Bello, bello, una festa dello sport a pelle d'oca, lo sport in così, bellissimo, due tifoserie così belle. Io per me comunque è un onore giocare qua. E credo che Ornavasso non è, cioè, un esempio che tutti devono prendere, come, sia come società, come squadra, ma come motivo di aggregazione per una città piccola o media. Quindi sono davvero contenta per loro e sono davvero felice di aver vinto qua.